Ciao a tutti, io sono Davide, benvenuti al mio canale. Finalmente siamo ritornati nell'angolo del bar dello sport. La scorsa settimana è mancato, lo so, ma questa settimana non c'è né MotoGP né altri impegni, c'è solo il calcio. Parleremo solo ed esclusivamente di calcio, delle serie A, serie B, serie C, serie D e Lega Dilettante, tutto quello che volete. Vi raccomando, seguite la mia pagina Instagram, la mia pagina Facebook. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere aggiornati su tutto quanto la Serie A. Serie A, Serie B, Serie C, tutto quello che volete. Andiamo subito ad analizzare la 12ª giornata con i risultati. Napoli Sassuolo 4-0, Lecce Juve 0-1, Inter Sampdoria 3-0, Empoli Atalanta 0-2, Cremonese Udinese 0-0, Spezia Fiorentina 1-2, Lazio Salernitana 1-3, Torino Milan 2-1. Il match di stasera c'è Hellas Verona Roma e Monza Bologna. Andiamo a vedere la classifica. Partiamo dall'ultima classifica a salire. La Cremonese viene da 5 punti, cioè da 5 pareggi. Finora non ha mai vinto. Il pareggio contro l'Udinese ha salvato la panchina a mister Alvini, perché sicuramente sarebbe esonerato se non avrebbe portato un punto. L'unico della Cremonese abbiamo visto che è una squadra che ha un futuro, perché sembra che possa avere quel salto di qualità che finora è mancato. L'Hellas Verona ha 5 punti, ma giocherà stasera contro la Roma. Bocchetti può risollevare il destino della Roma, del Verona, ma se perde si va alla seconda terza sconfitta consecutiva. Sampdoria 6 punti, il cambio Stankovic e Giampaolo non ha dato i frutti sperati. Andiamo a vedere, analizziamo. Ha fatto un pareggio, però Stankovic era in tribuna, poi una sconfitta contro la Roma, una vittoria e una sconfitta contro l'Inter. Ma se noi andiamo a analizzare la partita della Sampdoria di sabato, diciamo, come questa squadra, come fa a salvarsi? Come fa a salvarsi? Perché prendere quei gol con la difesa piazzata, un calcio d'angolo dove De Vrij riesce a colpire solo. Sul secondo gol un calcio di punizione quasi dall'area dell'Inter, bastò una crossa, Barella al tempo di stopparla, portarla avanti, fare un bellissimo gol con i difensori della Sampdoria che restano lì a guardare il pallone. Beh, è abbastanza difficile la salvezza della Sampdoria fino a questo momento, poi può cambiare tutto, il calcio sappiamo può davvero cambiare tutto. Lecce 8 punti. Il Lecce ha perso nettamente contro la Juve, non ci sono né se né ma, non ha fatto un tiro in porta. L'unico tiro in porta è quel palo che ha preso nel finale, però non è un'azione. Quel palo viene da un calcio piazzato. Una squadra che era rimasta 85 minuti chiusa in difesa e cercava di ripartire in contropiede, e la Juve è riuscita a vincere solo con un aerogol di Fagioli. Spezia 9 punti, lo Spezia di Gotti ha giocato bene con la Fiorentina, non meritava la sconfitta. Se c'è una squadra che meritava la vittoria, quella è lo Spezia. Un'ingenuità del giocatore dello Spezia si fa buttare fuori all'81esimo per secondo giallo, grazie all'aiuto del VAR, e lì lo Spezia cade al 93esimo. La posizione di Gotti è abbastanza in bilico. Monza-Bologna, 10 punti ciascuno, ma stasera gioco, non possiamo dire niente, sarà uno scontro fra chi vince esce dalla zona retrocessione, chi perde resterà in questa lotta, in questo imbuto di non per non retrocedere. L'Empoli viene da due sconfitte pesanti, sia contro la Juve, sia contro l'Atalanta. Con l'Atalanta si è visto qualche spiraglio, ha avuto qualche occasione, però un Atalanta che non è stato mai in difficoltà, un Atalanta che ha tenuto la partita dal primo all'ultimo minuto. Una Fiorentina che è al 12º posto con 13 punti, dietro abbastanza dall'obiettivo stagionale. Una Fiorentina che produce, ha una mole di gioco pazzesca, fa 20-30 tiri a partita, però poi se andiamo a vedere con lo Spezia, tiri in porta erano i tre gol, basta. I due gol e basta. I due gol e un altro tiro, ma altro niente.
manca un centravanti. Cabral ieri è stato decisivo, però un centravanti in manca. Sassuolo, in questo momento Sassuolo non sappiamo se è né carne né pesce, perché si trova prestazioni belle e prestazioni come quella di Napoli. Sappiamo che in questo momento il Napoli è ingiocabile, non c'è nessuna squadra, almeno in Italia, che possa competere con questo Napoli, però è anche vero che tu non puoi, hai, quando il Napoli ti ha lasciato tre occasioni d'oro, potevi segnare il 2-1, il 2-2 e tu non riesci a mettere in segno queste tre occasioni in porta, almeno una, vuol dire che c'è tanto da lavorare. La Salernitana viene da due vittorie consecutive, Davide Nicola è riuscito a dare un quadro a questa squadra, con un mercato fatto giusto, non deve fare il miracolo dello scorso anno, negli ultimi 10 giorni, 8 giornate fa, 6 vittorie, vince tutte, si salva. Qui a 16 punti, secondo me può fare una salvezza tranquilla, e nella vittoria di ieri ha dimostrato che questa Salernitana fa davvero paura. A Torino nono posto con 17 punti. La partita di ieri ha dimostrato che il Torino ha cuore, una vittoria meritata, secondo me il 2-0 era giusto, il gol di Messias non è gol perché secondo noi era fallo, il VAR non l'ha visto. Il Torino produce un'altra mole di gioco pazzesca, tanta, però non avendo un centravanti non riesce a concretizzare le tante azioni che fa. Secondo me se a gennaio prendere un ottimo centravanti, il Torino può fare davvero strano. La Roma, dove 22 punti, gioca stasera con il Verona, secondo il mio parere avrà 25 punti, perché vince facilmente contro il Verona. Udinese 22 punti, un Udinese che non vince da 4 turni. È una sorpresa, però non è una sorpresa, però l'Udinese ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava. Aveva fatto addirittura, se andiamo a vedere l'Udinese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vittorie consecutive. L'obiettivo dell'Udinese è una salvezza tranquilla, finora a 22 punti, che vogliamo, a meno 18 dalla salvezza, la quota salvezza è sempre quei 40 punti famosi, e finora è più di quanto doveva fare. Ora, giustamente, se noi aspettavamo che l'Udinese andasse in Europa e lì in Champions lottasse per lo scudetto, eravamo pazzi. Juventus 22 punti e viene dalla terza vittoria consecutiva in campionato con Torino, Empoli e Lecce, si porta a 22 punti, a 2 punti da Lazio e Inter per il quarto posto, ma c'è tanta strada per la Juve, c'è tanta. Della vittoria contro il Lecce che ci portiamo a casa, solo i 3 punti e i giovani talenti che abbiamo, però il problema è che è una squadra che ha molti, molti, molti infortunati. Ora ha perso McKennie, ha perso Junior, però Junior non è un problema fisico, è stata un'entrataccia di Francesco. Cioè, secondo me alcuni giocatori non dovrebbero giocare in Serie A, perché tu non puoi, sì che vuoi recuperare, però non puoi fare quell'entrata, non puoi fare quell'entrata, un'entrata che era da rosso, però l'arbitro neanche non l'ha munito. L'Inter 24 punti al quinto posto, un'Inter guarita. Dopo le due sconfitte con Udinese e Roma, è ripartita, ha vinto contro il Barcellona in casa e poi ha fatto tutta una serie di vittorie consecutive e pareggi. L'unico pareggio è quello contro il Barcellona, un pareggio d'oro, perché quel pareggio ti ha dato la qualificazione agli ottavi. Poi ricorderemo pure la vittoria contro la Fiorentina, che c'è un'espulsione da qui a Milano di Marco, non so come l'arbitro non l'abbia data, però là è sempre 2-1 per l'Inter. Lazio, la Lazio viene da una sconfitta pesante, pesantissima in casa contro la Salernitana, una sconfitta che brucia molto in casa Lazio, un primo tempo pazzesco, il secondo tempo invece non abbiamo capito cosa è successo alla squadra di Sarri. Milan, un'altra sconfitta pesante contro il Torino, un Milan così brutto che non sembra neanche vero, non sembra neanche il Milan. Leao si mangia un gol dopo 5 minuti e poi in tutto il primo tempo un disastro, nel secondo tempo non entra neanche in campo, viene subito sostituito. E con questa sconfitta c'è la prima vera fuga di questo campionato del Napoli. Atalanta, secondo in classifica, 27 punti, meno 5
dal Napoli. Un'Atalanta che ormai è cresciuta, non ha bisogno di giocare per forza al 100%, sa gestire i momenti della partita, sa quando deve attaccare, sa quando deve difendere. Contro l'Empoli c'è stato un momento che doveva difendere e ha difeso anche bene. Complimenti a Gasperini che è riuscito un'altra volta a fare un'altra magia dell'Atalanta. Il Napoli. Napoli magico. Napoli primo 32 punti. Prima vera fuga del campionato. Più 5 sull'Atalanta, più 6 sull'Inter, sul Milan, più 8 sul Lazio, Lazio-Inter, più 10 sulla Juve. Un Napoli grandioso. Un Napoli che in questo momento in Europa insieme a Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid sono le squadre più forti. Un Napoli che in Italia è ingiocabile. In Italia in questo momento chi affronta il Napoli è ingiocabile per Napoli. Però c'è sempre un però. Questa condizione fisica, fino a quando tiene la squadra di Spalletti, riuscirà a tenere anche dopo la sosta di 2 mesi per il Mondiale? Già Napoli stanno bestemmiando questa sosta, perché è una sosta che potrebbe fare bene o male al Napoli, perché in questo momento preciso, il Napoli è una squadra fuori portata in tutta l'Italia. Dopo a gennaio sarà così, ma già domenica, già sabato sera, c'è uno scontro decisivo. Atalanta-Napoli, se Napoli espugna pure il campo di Bergamo dell'Atalanta, è fuga scudetto che si porterebbe più 8, e a quel punto, ciao a tutti. Complimenti al Napoli, complimenti a Spalletti, complimenti alla dirigenza del Napoli. Andiamo a analizzare la Serie B. A proposito della Serie B, c'è stato l'esonero dell'allenatore del Cosenza, Dionisi, e sarà valutato in questi giorni chi lo sostituirà. Andiamo a vedere le partite. Bari-Ternana 0-0, Benevento-Pisa 0-0, Cagliari-Reggina 1-1, Cosenza-Frosinone 1-2, Modena-Palermo 0-2, Parma con 1-0, Spal-Sud-Tirol 1-1, Venezia-Ascoli 0-2, Genoa-Brescia 1-1, Perugia-Cittadella 2-0. Andiamo a vedere la classifica. Abbiamo un Frosinone a 24 punti, un Genoa a 22, Ternana 20. Qua la cosa bella di questa Serie B è che la testa cambia. Prima c'era Brescia-Reggina, poi c'era solo la Reggina. Poi la Regina ha avuto una crisi, c'è stato la Ternana ha pareggiato, ma c'è il Frosinone. Un scontro bellissimo. Parma 19 punti, Bari 19 punti, Regina 19 punti. A proposito della Regina, viene da 2 sconfitte pesanti, quella col Parma e quella in casa col Perugia, ultima classifica, come fai a perdere col Perugia? Col Cagliari in crisi, ha pareggiato 1-1, si trova a 19 punti. Brescia 18, anche Brescia ha preso una brutta discesa. Ascoli 18, Sutro 18, Cagliari 15, Spal 14, Cittadella 14, Palermo 12, Modena 12, Pisa 11, Cosenza 11. Ricordiamo l'esonero dell'allenatore di Cosenza, Dionigi, che era partito molto bene in Cosenza, poi ha avuto una crisi, ha avuto 3 sconfitte consecutive: Benevento 10, Venezia 9, Como 9, Perugia 7. Il Venezia lo scorso anno era in Serie A, era retrocesso, e mi dispiace dirlo, sta facendo la stessa errore del Crotone. Il Crotone lo scorso anno, 2 anni prima, era in Serie A, poi era retrocesso in Serie B e addirittura retrocesso in Lega Pro, e mi sembra che il Venezia stia facendo lo stesso errore. E a proposito di Lega Pro, andiamo ad analizzare la Lega Pro, girone C, quello delle calabresi. Latina Monterossi 0-2, Taranto Giuliano 0-1, Viterbese Foggia 1-2, Cerri Turris 2-1, Avellino Catanzaro 2-2. Qui sarebbe proprio da picchiare il Catanzaro, che Catanzaro al quarto minuto è andato in vantaggio, all'ottavo minuto ha fatto il 2-0, una partita che dominava. Al 60esimo accorcia di distanza l'Avellino, all'ottantesimo la pareggia, e soprattutto al 96esimo il Catanzaro si sbaglia un rigore. Come fai a sbagliare un rigore al 96esimo? Come fai? Come fai? Come fai? E qui pesa, questo gol sbagliato peserà molto. Crotone, Picerno 0-1, e il Crotone è rimasto in 10 per l'espulsione di
cavano al 23esimo del primo tempo, doppia ammonizione. Poi Firenze Ante 0-0, Juve Stabia Pescara 1-2, Monopoli Messina 0-2, Potenza Virtus Francavilla 2-2. Andiamo a vedere la classifica. La classifica comanda Catanzaro a 29 punti, Crotone a 28, Pescara a 26, Giugliano 17, Latina 17, Monopoli 17, Monterosso 16, Gallo 16, Carignale 15, Tours 14, Stabia 14, Foggia 14, Taranto 13, Avellino 12, Virtus Francavilla 12, Potenza 10, Viterbese 10, Friuli-Venezia Giulia 7, Vicarno 7, Messina 7. Dispiace per la posizione del Messina, una delle grandi di Serie A, una volta è in Serie A, la caduta degli dèi, si può dire. Dispiace. E ricorderemo che la prossima giornata, signori, 6 novembre alle 14:30 c'è lo scontro, il derby calabrese, Catanzaro-Crotone, e vedremo se il Catanzaro si riprenderà da questo match, perché per me questa è una sconfitta. Contro l'Avellino tu vinci 2-0, vai sotto, te la pareggi la 96, ma la possibilità di vincere la partita con il rigore, sbagli il rigore, è una cosa abbastanza assurda. Andiamo nella Serie D, nella Lega Dilettanti Italiana, nel girone I delle Calabresi. Andiamo a vedere la partita. Locri Castrovillari 4-0. Mirianese Paternò 1-3, Ragusa Cereale 2-2, San Luca Lamezia 1-2, Trapani Santa Caldenese 0-1, Vibonese Cittanova 2-1, Catania Città di Sant'Anna 3-2, Licata Cecinati 0-1. C'è stato tre derby calabresi contemporaneamente. Se questo calendario doveva essere fatto apposta, non sarebbe successo così. Andiamo a vedere la classifica. La classifica troviamo un Catania ormai pronto per la promozione in Lega Pro, però Catania stiamo parlando di una super squadra, 27 punti. Lamezia seconda 19, terza Vibonese a 16, Reina Grave-Aversa a 15, Locri a 15, Ragusa a 14, Trapani a 12, Cacinato a 12, Città Sant'Agata a 12, Castrovillari 11, Licata 11, Polisportivo Santa Maria 11, San Luca 10, Paternò 10, Acireale 10, Santa Caldenese 7, Cittanova 4, Marianese 3. Un Cittanova che rischia seriamente la retrocessione. Cittanova che non riesce a riuscire a proporre il gioco che fa in gol, ed è un peccato. San Luca piano piano si sta riprendendo, Castrovillari ha i suoi alti e bassi. Lamezia viene da due sconfitte consecutive, a un certo punto era a pari punti col Catania, perde lo scontro diretto col Catania e poi comincia a scendere. La Vibonese ha i suoi alti e bassi, però sappiamo benissimo che Catania in questa categoria è oltre. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi, commentate. Abbiamo analizzato la Serie A, la Serie B, la Lega Pro e la Lega Dilettanti. Giustamente la Lega Pro e i dilettanti l'abbiamo puntato per lo più sulle squadre calabresi e non su tutte le altre squadre, se no davvero il video sarebbe durato 30 minuti, altri 20. Non vedremo più avanti se riusciremo a parlare anche di basket, volley, vedremo, perché se devo mettermi a parlare di volley, di basket, io sono appassionato, mi piace anche il volley, anche il basket, però devo sapere anche le regole. Io sono un appassionato, mi piace tifare, mi piace in Italia tifo per la Virtus Bologna, l'NBA tifo per Sant'Antonio, e che dire, per il volley tifo la Tonno Callipo, lo scorso anno è successo in A2, ma quest'anno speriamo che faccia bene. E vi raccomando, mettete mi piace, commentate, ciao, alla prossima.